Oh, quanta cioccolata! Cookie! 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 Cookie, coccolino, coccolò. Ma che stai facendo? Sto mettendo la decorazione pasquale. Pasquale, Come padrino. bellissima. Ma Allora, sei pronto? allora che facciamo? Senza grembiule. No, senza grembiule. La versione pasticcera. Quechua. Che facciamo? Quechua. L'uovo L'uovo di di Pasqua. cioccolata, evviva! Nocciolato! Nocciolato, gran nocciolato di panchetta. Eccoci qua, papà. Che facciamo oggi? Facciamo l'uovo di Pasqua. L'uovo di cioccolata, cookie. A cioccolata come cookie, evviva! Non vediamo l'ora di mangiarlo. Dobbiamo lavare lo stampo, eh? Si lava lo stampo e si Dove fa l'hai comprato lo stampo? Da no, quelli che vengono articoli. Dei dolci. Del pasticcere. Ok. Poi si lava lo stampo come si deve, si sciacqua, si asciuga benissimo e si va con un tovagliolino, un pezzo di tovagliolino unto. Pure io sembro l'uovo di Pasqua. Si pulisce. L'uovo di cioccolata fatto in casa, fantastico, perché noi praticamente non troviamo mai un cioccolato, un uovo biologico, naturale, senza zucchero, completamente fondente lo facciamo, quindi naturale, sano. Poi ovviamente voi potete mettere la cioccolata che volete voi. E poi mettiamo le nocciole e le mandorle, quindi facciamo un super nocciolato. Sciogliamo la cioccolata a bagnomaria. Che belle decorazioni con i getti. Cioccolato bio che abbiamo comprato al Carrefour. È pura da... È la coppa, noi questo qua usiamo, sono buoni. Sono bio, completamente fondente, così è più sano. Però lo potete fare come volete. Lo mettiamo qua sopra a bagnomaria. Semplice, semplice. Vai. Lo sciogliamo a bagnomaria. Uova, qui c'è un altro uovo. La tua no, testa. È coperto. Il suo uovo è coperto. 600 grammi, 6 tavolette. È il medio grande. Bello grande grande, mamma. Lasciatevene un poco per saldare l'uovo dopo. Nocciolina. Mamma. Hai tagliato tutte le nocciole, vero? Sì. Bellissimo. Ma metà uova alla volta? Si sì, fa? Sì. Ah, ecco, quindi prima metà perché abbiamo un solo stampo. Ma non si potrebbe fare. Ah, ci hai messo anche un po' di granella di nocciole. Un po' l'hai tagliato tu, grosso, per fare due cose. Bravo, ma chi? Hai fatto un po' più grande e un po' più piccolo, mi piace. Ma è bello, ma è bella. Però guarda qua. Ah, ci sta. Ma ci si fa con 7 chilofi, men. Cioccolato. A me lo sai quando è sciotto così, come mi piace. Io me lo mangio, ce lo mangio, mi toglie, no? Ma è bello, ma è bello. Io me lo mangio così con cucchiaio. Mettiamo quindi tutte le nocciole qua dentro. Oh, qua. Qua? Gira, là dentro. Paghita ha bisogno della telecronaca perché si scorda di parlare. Allora, e ti ho proprio preso a cucinare. Ecco qua. Bravo, bravo. Ora già prendi tante, ragazze. Ma si può mangiare così? No, io me lo mangio così. Tieni te. Mantieni questo. Devo leccare? Sì, siete convinto. Buonissimo! Persa? Provato! Piano! Ah, scusa, mi sono fatta prendere dalla mano. La cioccolata. Guarda, Paghi, ma questo è il canto. E mo? Man mano si raffredda e si apre. Ah, ma fantastico! Che bello! Vai piano, tanto si deve raffreddare. Sta venendo l'ansia. Fa tu, mi sento troppo agitato. Sapete che cioccolato fondente fa tanto bene? Contiene polifenoli, antiossidante. È proprio scientificamente provato che un quadratino, un cubettino ogni giorno
fa benissimo. Un alimento sano, il cioccolato fondente, però ovviamente quello al latte è un po' più grasso. Veramente è sano, perché noi siamo abituati a pensare alla cioccolata, tutte le barrette, tutte quelle cose in commercio che sono piene di conservanti, poi c'è il caramello, poi c'è la crema. Invece proprio il cioccolato fondente puro, un alimento molto molto sano e anche dietetico. Questa pazienza di fare questo gioco fin quando non si raffredda completamente. Che come mano che si raffredda, attacca. Si attacca qua vicino. Le mandorline, mandorle, nocciole, mosce, quello che volete. A granella, a pezzettoni. Come vi piace, così lo mettete. Nel frattempo faccio merenda. Ma mamma mia, di cazzo sta merenda. Mi sta addensando man mano. Fana. Ehi! Guarda come si sta. Ah, ecco, man mano si addensa. E tu lo giri così con questo movimento. Bravo. Ondulatorio. E rimane attaccata vicino. Wow, è una cosa pure rilassante, eh? Sì, sembra sì. Una cosa proprio yoga stai facendo. Andala, va. Che vai a vedere tutta sta cioccolata, ti viene voglia di mangiarla. Ti viene voglia di mangiarla? A me non tanto, Gigi, perché io la cioccolata lo sai. Non... A te che una bella pizza. Ah, bravo. Sei indurito, eccole qua le due metà. Questa sta ancora dentro, tutto bello nocciolato. Ecco Paquito, eccoli qua. Comunque guardate, di una semplicità enorme. E dai, fa vedere l'estrazione. Quando si è raffreddato, si stacca da solo. Wow, fai vedere. Guarda. Wow. Perché è freddo, appena che si raffredda. Ah, ecco, però si deve fare freddo, quindi specifichiamo. Se lo mettete un po' in frigo a me, guardate tutte le nocciole dentro. Mamma mia, è bellissima, è troppo invitante. E quest'altra metà. Ma quante nocciole abbiamo un po' esagerato con le nocciole. Sì, non fa niente. Buono, buono. È un po' doppio. Quindi mo si mette. Guardate quello! Bellissimo questo! Quante nocciole! Guarda! Ecco, si mette così, adesso dobbiamo unirlo. Lo dobbiamo qua, mo ci mettiamo un po' di cioccolato. E la sorpresa dentro non la mettiamo! E mettiamo pure la sorpresa! E mettiamo la sorpresa, ce la facciamo aprire a Nancy! Ci mettiamo la sorpresa! Non fa vedere che cos'è, nascondi! E tanto lei non c'è. No, è regalo per Nancy! Poi lo abbiamo domenica, nel video di domenica facciamo aprire in diretta l'uovo a Nancy, mamma, con questa bella sorpresa dentro. Non c'è la cioccolata per saldare. Ok, come si fa? Così va. Ah, si mette sul bordo. Sempre su quello che è avanzato, cioccolato sciolto. Sì, è sempre quello. Tipo come se fosse colla, va? Sì, sì, un collo. Mamma, da tutti e due i lati dell'uovo, tutte e due metà. Sì, tanto poi quando l'ho girato un po' di qua, un po' di là, quelle se le scende. Vai, Paquito, vai, attack. Art attack. Paquito attack. Paquito, carta la sorpresa. Oh, mannaggia. La gitta che è troppa rossa, sta sorpresa. Mettiamo un poco lungo i bordi di cioccolata per indurire, per unire, giusto? Sì, sì, ma questo è un saldante eccezionale. Che questi si... Si indurisce, si fa come questo luogo stesso. Ah, ecco. Allora, quello è artigianale, mica è un uovo indurito. No, non deve venire preciso, è più bello artigianale. Bellissimo, mamma mia. Lo stai chiudendo e già mi immagino quando lo rompiamo e ce lo mangiamo. Tu sei che lo stai mangiando. Facciamo una cosa... speriamo. È un esperimento però, devo dire la verità, perché non lo so se riesce. Non l'ho mai fatto. Cioccolato era mio. Bianco sciolto. Scriviamo sul rumo con la cioccolata. E che ci scriviamo, Paquito? Chissà. Una dedica. Bellissimo. Secondo voi che ci scriviamo? Ma qua hai messo solo cioccolato bianco. Sì, sì, senza acqua. No, mai l'acqua. Facciamo il cupitiello con la cioccolata. Fa venire una voglia. Poi l'abbiamo messo qua dentro per farlo un poco indurire. Bello, Paghi, qua. Tutto bello cristallizzato. Adesso ci dobbiamo scrivere. Ci dovremmo scrivere. Che ci scriviamo?
scriviamo. No, non mi muovo, Maronna, mi sta venendo l'ansia. Perché? Wow, è bellissimo! Maronna, chi è un artista, tiene proprio il potere nelle mani, proprio. È incredibile quello che riesce a fare. Maronna, è speciale, va chi? È spaccato! La firma ha messo, guardate, bellissimo, bellissimo. Vuoi fare un cuoricino qua? Cuoricino, tutto, basta capparlo, pure cuoricino. Wow, ma no, ma quella è troppo bella. Quello è bellissimo. Troppo brava. La bellezza che è cioccolato, capito? Il cioccolato, dobbiamo mangiare tutto. Ah, pronto? Eccolo! Bellissimo! Quindi vi salutiamo, ci vediamo domenica per aprirlo con Nancy. Domenica ci sarà una grande sorpresa, un regalo per voi, un giveaway con un pacco pieno di sorprese per voi. Ci vediamo domenica sempre qua, Paquito Piccante. Ciao! Ciao! Ciao. Buona Pasqua! Buona Pasqua, tanti auguri! Ciao! Ciao! Ciao.